Il primo stanziamento di 20 milioni disposto dal governo per l'area di crisi complessa di Torino è un provvedimento atteso che dimostra l'attenzione di questo governo per il nostro territorio e per la nostra città. Ci tengo dunque a ringraziare il ministro Patuanelli che si è speso per l'approvazione della norma e anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e Luigi Di Maio che sin dall'inizio hanno dimostrato piena collaborazione e impegno su quello che è un progetto strategico di rilancio non solo per Torino ma per l'intero paese. Torino viene da anni di profondissima crisi economica che qui ha colpito più che altrove anche altre zone del nord, lasciando a terra migliaia di aziende e le loro famiglie. Una crisi che non è ancora finita e che l'emergenza Covid non ha fatto altro che acuire. Sin dall'inizio del nostro mandato abbiamo creduto fortemente a progetti di rilancio, come quello finanziato dal decreto pubblicato ieri per superare la crisi, e il governo si è sempre mostrato al fianco della nostra città. Il nostro territorio può e deve ripartire dalle sue industrie, dalla sua manifattura, dalle sue eccellenze, riconosciute in tutto il mondo. Per questo motivo il miglioramento del Competence Center e la creazione del Manufacturing Center nello storico polo industriale di Mirafiori Sud saranno una colonna portante dello sviluppo sociale ed economico del nostro territorio e di tutta la nazione.